Il Disability Pride è un movimento che nasce negli Stati Uniti negli anni 90 con l'obiettivo non solo di richiedere e di portare avanti istanze di fronte alle istituzioni e alla cittadinanza o di confermare diritti che già sono presenti ma non sono da dare per scontati, ma soprattutto di portare una nuova visione del mondo della disabilità, ancora troppo spesso visto in senso negativo, pietistico, triste, come se le persone con disabilità non potessero o non avessero il diritto di vivere la propria vita in maniera felice e comune come qualunque altra persona o di realizzarsi, e noi qua tramite questa manifestazione vogliamo dimostrarlo. Noi oggi siamo qui per dimostrare alla cittadinanza soprattutto che le persone con disabilità esistono e che spesse volte vengono ignorate quando vengono soprattutto fatti interventi, progettazioni che non includono persone che non facciano parte della cosiddetta media delle persone. Si può sicuramente dividere in due grandi aree, una quella delle barriere architettoniche e una quella delle barriere culturali, vissute chiaramente e sviscerate in maniera diversa. Per le barriere architettoniche parliamo per esempio di PEBA o di barriere digitali, che delle quali ancora si parla troppo poco, e per le barriere culturali, come dicevo prima, tutta una necessità di modifiche a livello di comunicazione in riferimento alla visione del mondo della disabilità. Le barriere digitali stanno diventando le nuove barriere, perché se non c'è un'accessibilità digitale ci troviamo sicuramente in difficoltà e non possiamo accedere a determinati servizi e portare a termine in autonomia tutta una serie di servizi importanti, di documentazioni importanti. A Torino molti enti ci aiutano le associazioni a divulgare le loro iniziative. Il tema è che c'è ancora tantissimo da fare. Le persone che lasciano i monopattini in giro per la città, i semafori sonori che non vengono installati quando vengono fatti i lavori, tutti questi problemi devono essere posti all'attenzione della cittadinanza. Il Disability Pride in Italia è arrivato da poco e sta cominciando a prendere piede in varie città d'Italia, però è ancora insomma ai suoi inizi, quindi vedere così tante persone, speriamo di ritrovarle anche oggi, che scendono in piazza insieme a noi per condividere le nostre battaglie è sicuramente molto importante per dare un segnale. Serve ad abbattere tantissimo delle barriere culturali, se vogliamo, culturali e sociali, per far capire quanto sia importante essere tutti uniti e avere un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare molto. So che sembra una frase scontata, ma in realtà è davvero così. Quindi più la cittadinanza è presente, è attiva ed è consapevole di ciò che facciamo, più il nostro Disability Pride continuerà ad andare avanti negli anni e a portare avanti delle battaglie sempre più concrete.